care cittadine e cari cittadini della Repubblica, cari sovrani, come Vicepresidente di Libertà e Giustizia, a nome di tutta l'Associazione vi ringrazio e vi do il benvenuto. Buon 2 giugno, buona festa della Repubblica. Se posso chiedere di proiettare l'emblema della Repubblica, come avevamo pensato di fare. Arriverà. È un po' intimidito ultimamente, lo sembra la Repubblica. Come minimo ti riprendi pronto. Va bene, arriverà. Come storico dell'arte, volevo proprio aprire questa festa parlando di un'immagine, l'emblema della Repubblica, quello che vedete sulle pagelle delle scuole, sullo stendardo del Presidente, sulle targhe poste all'ingresso dei musei e delle biblioteche, porte spesso chiuse, quelle delle biblioteche. Questo stemma fu scelto attraverso due concorsi che selezionarono un disegno frutto del lavoro dell'artista Paolo Paschetto. Un decreto del primo Presidente della Repubblica stabilì l'emblema dello Stato, approvato dall'Assemblea Costituente con deliberazione del 31 gennaio del 48, è composto di una stella a 5 raggi di bianco, bordata di rosso, accollata agli assi di una ruota di acciaio dentata tra due rami d'olivo e di quercia, legati da un nastro di rosso con la scritta di bianco in carattere capitale Repubblica Italiana. La stella è il più antico simbolo dell'Italia. I greci vedevano sorgere dalla parte del nostro paese, al loro occidente, la stella della sera, cioè il pianeta Venere, e chiamavano dunque l'Italia Esperia, cioè la terra del tramonto. E così lo stellone è stato sempre raffigurato sulle figure dell'Italia. Oggi ci dovremmo ricordare che Venere non è solo la stella della sera, è anche la stella del mattino, dell'inizio, oltre che della fine. Ed è la stella che annuncia il giorno, così oggi vogliamo vederla. La stella che annuncia la fine dell'interminabile notte della Repubblica. Non abbiamo il meglio della nostra storia alle spalle. Se sapremo riprendere in mano le sorti della Res Publica, la democrazia italiana può, deve avere un grande futuro. La ruota dentata d'acciaio è l'ingranaggio di una macchina, rappresenta il lavoro su cui la Repubblica è fondata, perché solo il lavoro ci fa uguali, liberi, forti. Il ramo di quercia significa la forza e la fermezza dello Stato e del popolo italiano. Ci ricorda come dovremmo essere forti nella difesa dei deboli e dei diritti, forti nell'accogliere chi fugge dalla guerra o dalla fame, fermi nell'aprire i nostri confini ai migranti, fermi nel non cedere a chi solletica gli istinti più bestiali, l'egoismo più ferino. L'ulivo è il simbolo di una Repubblica pacifica, una Repubblica che ripudia la guerra, una Repubblica che non crede che la pace si costruisca con la guerra preventiva, una Repubblica convinta che il terrorismo si sconfigge con l'integrazione, l'eguaglianza, l'istruzione, l'inclusione, una Repubblica fermamente laica ma profondamente rispettosa di ogni religione, una Repubblica che rispetta i corpi dei suoi cittadini, anche quelli, anzi in particolare quelli, di coloro che hanno violato la legge. Una Repubblica le cui carceri siano luogo di ricostruzione della cittadinanza e non luoghi di tortura. Nei secoli passati, gli stemmi e gli emblemi delle nazioni diventavano vere opere d'arte, scolpite e dipinte da grandi artisti. Oggi non succede più, e forse il nostro stemma non è bellissimo, ma è carico di significati ed è un programma ancora tutto da attuare, come quello della nostra Costituzione. Una Costituzione che racchiude una rivoluzione promessa che sta a noi mantenere. Oggi si è avverata la profezia del Presidente della Costituente, Terracini, che disse saggiamente: credo che qualunque emblema, quando ci saremo abituati a vederlo, finirà con l'apparirci caro. È la Repubblica che ci è cara ed è del futuro della Repubblica che oggi vogliamo parlare. La Repubblica,
non deve essere e non sarà soltanto un cambiamento di forma di governo, deve essere e sarà qualcosa di più profondo, di più sostanziale, il rinnovamento sociale e morale di tutto un popolo, la nascita di una nuova società, di una nuova civiltà. Così, festeggiando un 2 giugno di tanti anni fa, diceva Piero Calamandrei in un discorso tenuto a Forlì. La nascita di una nuova società, la nascita di una nuova civiltà. Quella nascita, lo ha ricordato in questi giorni Gianni Ferrara, la si vide subito, il 2 giugno del 46, esattamente 70 anni fa. Per la prima volta, nei paesi del sud dell'Italia, i signori e i braccianti, gli uomini e le donne, componevano un'unica fila, la fila davanti ai seggi. Quel giorno tutti gli italiani diventarono ciò che non erano da 20 anni e che in fondo non erano del tutto mai stati, diventarono cittadini. E da quelle file, da quel voto, uscì un messaggio chiaro e forte. Gli italiani non volevano la monarchia, non volevano il simbolo di un uomo solo, insostituibile, senza alternative, portato lì da poteri imperscrutabili. Non volevano l'unto del Signore, volevano la Repubblica. Oggi, 70 anni dopo, anche noi vogliamo le stesse cose. Come le donne e gli uomini del 46, anche noi vogliamo diventare cittadini. E per diventare cittadini ci servono scuole buone, che non sono la buona scuola, pensata per formare manovalanza per il mercato globale. Ci servono giornali liberi dagli interessi dei loro editori. Ci serve un'università pubblica in grado di fare ricerca. Un'università che non perpetui i sigilli, ma scardini le diseguaglianze sociali. Un'università che sia aperta, già domani, a coloro che arrivano sulle nostre coste, sulle barche della disperazione e della speranza. Ci serve alfabetizzazione, conoscenza, cultura. Questo è l'impegno di Libertà e Giustizia, aiutare gli italiani a diventare cittadini per via di cultura. E ancora, come gli uomini e le donne del 46, anche noi diciamo no alla monarchia. Certo, non si tratta di Casa Savoia, ma se col voto di 70 anni fa eleggemmo la Costituente, oggi una revisione della Costituzione, partorita da un Parlamento eletto con una legge formalmente dichiarata incostituzionale, punta a concentrare tutto nelle mani di un solo partito, a sua volta dominato da un uomo solo. Proprio ieri il Ministro dell'Economia Carlo Padoan ha detto che sulle riforme costituzionali il governo va, lo cito letteralmente, avanti tutta, a rischio di uno schianto. Questo linguaggio così istituzionale, questo linguaggio così decoroso, questo linguaggio così rispettoso, dice suo malgrado la verità. Il ministro si riferisce alle poltrone del governo, ma il loro eventuale schianto non ci preoccupa. Noi pensiamo che questo schianto rischi di colpire la qualità della nostra democrazia e noi, a questa diversa monarchia, diciamo ancora no. Diciamo no. Diciamo no perché pensiamo che il vero monarca nell'Italia disegnata dalla revisione costituzionale Renzi, Boschi, Napolitano non sarebbe il governo, ma il mercato, a cui quel governo senza contrappesi e limiti obbedirebbe. La genesi ultraliberista della riforma è apertamente dichiarata dai padri dei costituenti. La relazione introduttiva alla riforma ammette che l'assetto istituzionale disegnato dalla Costituente, quella vera, cito, necessita di essere aggiornato per affrontare su solide basi le nuove sfide della competizione globale. È un passaggio cruciale per comprendere perché si sono fatte quelle che non riesco a chiamare riforme. Questa scoperta di creazione va intesa come un atto di esplicita pubblica sottomissione ai mercati internazionali. Con il combinato disposto di riforma costituzionale e legge elettorale si costruisce una dittatura della maggioranza parlamentare che corrisponderà a una minoranza di votanti, a un'estrema minoranza degli aventi diritto al voto. La verticalizzazione autoritaria è un tratto, vorrei dire, antropologico della politica italiana degli ultimi anni, che sia berlusconiana che sia renziana. Un modello a cui conformare financo la scuola e i musei, che cessano di essere pensati come comunità di pari e vengono affidati rispettivamente a presidi autocrati o a direttori manager. Padroni a casa propria è stato il motto che questo governo ha scelto per lanciare lo sblocca Italia, una legge che prefigura la Repubblica come uscirebbe dalle riforme costituzionali, una legge che serve a consumare il territorio, a cementificare il paesaggio, ad alienare il patrimonio culturale. Stiamo,
meglio stanno, costruendo un'Italia rovesciata rispetto ai progetti e alle aspirazioni di chi 70 anni fa fondò la Repubblica. Quando nel settembre 44, qui a Firenze, Calamandrei riaprì come rettore l'Università di Firenze, pronunciò un discorso, meraviglioso fin dal titolo, «L'Italia ha ancora qualcosa da dire». Lì parlò di paesaggio, di patrimonio, di ambiente. Voi lo sapete che in Italia ogni collina ha un volto come quello di una persona viva. In quegli anni, ben più poveri e difficili dei nostri, il profondo rispetto per il territorio e l'amore per la conoscenza portarono Calamandrei e la sua generazione a scrivere una Costituzione che restituì agli italiani una sovranità autentica e concreta. Oggi, una classe politica che devasta il territorio e lavora per segregarci in bolle di ignoranza, deforma quella Costituzione per rubarci la sovranità. Nel progetto della Costituzione, quella vera, il pieno sviluppo della persona umana è la vera ragione sociale della Repubblica. Nel progetto della riforma cosiddetta, su cui voteremo a ottobre, le persone diventano uno strumento impotente nelle mani di un esecutivo senza controlli, sottoposto ad un mercato assoluto. Di fronte a tutto questo c'è, ci deve essere, un'Italia che ha ancora qualcosa da dire. Dire no a questa svolta è il primo passo per costruire un futuro diverso. Noi oggi siamo qua per dire che non staremo in silenzio. Lo voglio dire con le parole di Carlo Ludovico Ragghianti, storico dell'arte, ma anche presidente del Comitato di Liberazione Nazionale Toscano, capo del governo provvisorio che liberò Firenze. È per noi un dovere, scriveva Ragghianti, l'esercizio in prima persona, ad ogni costo e in ogni caso, della responsabilità dell'intervento dello spirito critico. Questo è il nostro dovere. Diceva Ragghianti, non posso ricordare senza commozione come Delio Cantimori percepisse con chiarezza di storico delle eresie, tutti ci sentiamo felicemente eretici oggi, questo atteggiamento, donandomi, dice Ragghianti, nel 1934, al ritorno da un viaggio nella Germania già nazificata, la riproduzione del gufo disegnato da Dürer, con questo commento: il mio solo crimine è di vedere chiaro nella notte. Già allora il gufo era un simbolo di resistenza, perché i gufi, diciamolo noi gufi, vediamo chiaro nella notte, anche nell'interminabile notte della Repubblica. Noi vogliamo lavorare, ci impegniamo a lavorare perché questa notte finisca, perché la stella della Repubblica sorga presto, prestissimo, a cominciare da ottobre. Buona festa, buon 2 giugno, viva la Repubblica e viva la Costituzione così com'è. Sandra Monsanti e Norma Rangeli, desidero ringraziare davvero di cuore Libertà e Giustizia di Firenze. Non posso non nominare Maria Rosaria Bortolone per lo straordinario impegno con cui hanno organizzato questo 2 giugno. Ricordo, non vorrei dire che si deve, ma che si può firmare per il referendum fuori di questa sala. Fatelo. Buona festa, viva la Repubblica!